Giovedì 28 aprile ci troviamo a Trieste per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. 150 architetti, ingegneri e geometri hanno partecipato all'intera giornata di formazione che ha visto trattare il tema dell'edilizia del futuro, un tema importante che abbiamo anche trattato con tanti relatori. Allora vediamo le interviste che abbiamo realizzato. Credo siano indispensabili e proficui avere questi incontri diretti con gli architetti. Tra l'altro oggi è la prima volta che veniamo a Trieste, quindi una platea nuova a cui abbiamo potuto raccontare in presa diretta quello che è il progetto L'Apitec, da dove nasce, come si sviluppa, e quindi senz'altro un'attività importante che ci aiuta ad essere vicini al target architetti e di progettisti. È stata una piacevole sorpresa, perché arrivare a Trieste e fare delle manifestazioni del genere a Trieste non è mai facile, no? Si vuole un po' per la location, che è particolare, un po' perché non sempre c'è una presenza di queste manifestazioni, quindi è sicuramente un evento riuscito molto bene, con una affluenza direi più che buona. Abbiamo sfiorato quasi le 150 persone, e direi anche l'interazione che abbiamo avuto con i presenti è stata ottima, tant'è che sono le 3 passate del pomeriggio, non ho ancora pranzato, quindi è un segno molto positivo, quindi direi più che positiva l'esperienza. Come ti sembra questo convegno? Sì, sicuramente è un'ottima occasione, appunto essendo logisticamente molto vicina alla nostra sede principale abbiamo voluto cogliere l'occasione. Penso che sta andando bene, vedo che l'affluenza al nostro desk è buona e c'è un interesse, comunque diciamo è il prodotto naturale molto conosciuto all'interno del settore dell'edilizia, quindi sicuramente c'è un interesse dietro la cosa. Quanto sono utili proprio questi momenti di incontro secondo lei? Ma sono molto utili perché normalmente la nostra disciplina è poco conosciuta oppure conosciuta marginalmente da ritagli di studi universitari. Uno magari c'è l'architetto o il professore che gli fa la termografia, quell'altro gli fa vedere 2 prove di cubetti, cioè, quindi c'è molta poca conoscenza da parte dei professionisti della mia materia. You are my sunshine.